Gianni Pettena, chi sono? Beh, uno che ama l'architettura e che ha rifiutato di mandarla a battere nel parco per il mio profitto personale. Per me l'architettura è sempre una scena teatrale. L'architettura è un contesto apparentemente statico e invece è totalmente dinamico, perché in questo momento, se io sposto, io ti sto parlando, sposto il mio peso da un piede all'altro, lo spazio dietro di te si muove. Non c'è niente di più dinamico della statica architettura. Noi che la percepiamo vediamo sempre lo spazio in movimento. Ne stiamo non sempre consapevoli. Più consapevoli si possa essere, meglio è. L'architettura negli anni 30 veniva definita la sintesi delle arti. Quindi c'è recitazione, c'è dinamismo, c'è il diagramma di un pensiero teorico, c'è moltissimo di tutto, se vogliamo, ciò che è espressione di un divenire culturale. E l'architettura è una scena anche. Io penso sempre che anche certi interni o anche certi esterni, che produco tuttora in continuità con i miei primi anni, io penso veramente che questo percorso sia attraverso scene teatrali che in genere vengono prodotte per una scena teatrale di cui si sente ancora l'odore, il sapore di ciò che è avvenuto, ma l'attore è appena uscito di scena. Ecco, questa secondo me è essere e pensare allo spazio, e lo spazio è la trascrizione di come noi viviamo e del nostro rapporto con lo spazio. Quindi le wearable chairs sono già una presa in giro del design, e sono tante altre cose insieme, naturalmente. Questa sedia che si può indossare e che gentilmente ti accoglie se ti atteggi a sederti, la sedia gentilmente si apre sotto di te e ti accoglie. È una cosa, se vogliamo, rassicurante, è una metafora della ricerca del posto fisso, come quello che vogliamo, ma è sempre qualcosa che è riferita al campo del progetto e è riferita anche alla riduzione di qualsiasi libertà che deve negoziarsi con il mondo reale, deve negoziarsi con l'impiego e quindi con la tua sopravvivenza. Tu devi concedere al mondo reale parte di te stesso e rispondere al mondo reale nel modo che il mondo reale pretende da te. Il periodo radicale ha fatto bene in qualche modo a produrre idee. Noi eravamo abbastanza disinteressati come atmosfera al costruito inteso per durare, ma io ho sempre pensato che le mie costruzioni dovessero essere reali nel mondo reale, ma l'unica cosa che non ritenevo importante era la durabilità per sempre di ciò che stavo facendo.